per fare chiarare fra di loro lui il nostro nuovo insegnante di filosofia vagava in solitudine per l'atrio come se si fosse perso o non sapesse cosa fare l'abbigliamento completava il quadro vestiva una specie di marsina scura lunga fin quasi ai piedi un indumento singolare vecchio e frusto che forse in origine era stato un capo da cerimonia o da teatro, ma che adesso sembrava solamente una tonaca da prete. Per di più, portava al collo una specie di collare bianco. Sembrava un clergyman ante litter, considerato che eravamo nel 1927. Faceva lezione camminando fra i banchi. E vicino a noi si sentiva forse più a suo agio che starsene solitario sulla cattedra, e forse aveva paura a perdere il controllo della scolaresca lassù sulla predella. Lui che non aveva una voce tonante, ma roca, sommessa. Non l'abbiamo mai sentito alzare il tono, né tantomeno gridare. Gli piaceva condurre la lezione interpellandoci trovava sempre il modo per agganciare le grandi domande della filosofia con la nostra vita attraverso un confronto che lui guidava. Voleva togliere alle idee la polvere dell'astrazione, portandole dal cielo alla terra per farci scoprire se potevano ancora servire a qualcosa. Ma era evidente che non riponeva la sua fiducia nella filosofia per le risposte alle domande fondamentali dell'uomo per la ricerca della verità. Diceva che la filosofia era solo una palestra della ragione, serviva ad allenare il muscolo del cervello, un muscolo che alla fine doveva prendere atto dell'impotenza umana di fronte a quelle domande. Ricordo queste parole testuali. Quando avrete capito tutto, avrete capito ben poco. L'intelligenza umana non è che un fiammifero acceso in un mare di tenebra. Quel fiammifero porterà in luce un minuscolo angolino. Tutto il resto è un mistero che si chiama Dio. Sì. Scusate il Soffio, e, intanto vi ringrazio per la vostra presenza, eh, anche se la cibernetica aiuta i pigri a rimanere a casa, eh, avete sentito questo bell'inizio del, del monologo? Eh, possiamo immaginare che si tratti di un, è un ex alunno che eh, parla a metà degli anni 70, dopo che è morto padre Marella, padre Marella muore nel 1969, e è più che sessantenne questo quest alunno di, di padre Marella, e avete sentito eh, il tono, mm, come dire, molto serio, eh molto impegnativo, anche se facilissimo da ascoltare, eh, che ha dato ehm, Saverio Mazzoni. Eh, però eh, io devo fare una, una, una piccola premessa e poi torniamo immediatamente al eh, Lontano da Padre Marella, cioè il, il monologo di cui parliamo stasera. E la premessa è questa. Che in questo bel libro, fortunatamente non ci sono a disposizione i libri eh, mh, per un disguido, eh, sono le pagine ad alta voce, teatro da leggere, eh, pubblicato da Pendragon. Questo è veramente un libro eh, importante, abbastanza prezioso per, per conoscere eh, Maurizio Garuti. Maurizio Garuti è. Mh, pluristilista, eh? ama eh, la pluralità degli stili e anche la pluralità eh, dei, dei toni. Eh? Eh, questo probabilmente gli nasce sia dal fatto che eh, Maurizio è molto attento alle voci che sente, no? che possono essere voci alte, ma anche possono essere voci basse, popolari. E, e, e questo eh, lo, lo porta a, eh, registrando queste, questi stili e queste tonalità, eh, lo, lo porta a far vivere il suo teatro, perché sono tutti testi teatrali questi, anche, su, anche se su uno ho dei dubbi che sia un testo teatrale, quello che io preferisco, ma ne parliamo poi alla fine. E, eh, e c'è questa pluralità di, di, di stili in questo teatro di, di Maurizio Garuti, anche perché io credo che nella cultura popolare, eh, a cui Garuti rimane sempre ancorato, eh, il carnevale e la Quaresima sono vicini, vicinissimi, non solo nel calendario. Quindi la nostra vita è fatta di cose da ridere ma anche da piangerci sopra. E in questo eh, volume ehm, ci sono testi drammatici come Aspettando Mimma, la, la storia di alcuni resistenti a Bologna eh, che imparano che Mimma, eh, cioè eh, Irma Bandiera, eh, è stata presa dai, dai fascisti, dai nazisti e quindi temono anche per se stessi durante no, l'interrogatorio terribile che eh, possa dire eh, qualche cosa di loro. Eh, mh, ci sono dei testi e eh, invece che sono testi assolutamente godibili per le, alcune risate che si possono fare, per esempio un se eh, Garibaldi scende da cavallo, eh, oppure eh, eh, questo ve lo vorrei leggere un pezzettino, togliendo il mestiere a, eh, a Saverio, eh, aspettando il Sputnik. Eh? Voi sapete che nel 57, ehm, nel, nell'ottobre del 57 fu lanciato dall'Unione Sovietica lo Sputnik. No? E la scena è eh, quella eh, di, di due, poi diventa un tre, ma di due, il segretario della sezione del PC di San Giovanni in Pesiceto, Ettore Maccaferri, e il vice segretario Venusto Serra. E, e qui c'è questo inizio delizioso che io vi vorrei leggere. Il segretario, cominci il segretario, è citato no? mostrando un articolo della prima pagina dell'unità. Eh, comunicato della TAS, la TAS compagni, cos'è la TAS? Non sai cos'è la TAS, ma chi ti ha dato la tessera? Te, segretario, compagni, la TAS è la voce ufficiale dell'Unione Sovietica. Se una cosa la dice la TAS è vera. E cosa dice la TAS? Oggi, oggi l'Unione Sovietica ha lanciato nello spazio, fa fatica a leggere, poveretto, il primo satellite artificiale della storia umana, si chiama Sputnik. Sputnik, che bel nome. Grande entusiasmo tra le masse di tutto il mondo. Oi oh, compagni, a me mi viene la goccia agli occhi per la commozione. Ah oh, sì, se ci fosse ancora vivo il mio povero babbo che ha zappato tutta la vita e il mio che ha sperato fino all'ultimo di risperare di, eh, di vedere il socialismo. E poi c'è quest'ultimo pezzettino che vi leggo, sempre togliendo eh, malamente la voce a Saverio Mazzoni. Eh, e allora ci andremo noi sul Samoggia a vedere il Sputnik, il segretario e il vice, una rappresentanza del comitato, attraverso la campagna, sicuro mezz'ora a piedi e siamo là, però piove, cosa c'entra se piove, compagni? Dico che eh, ci vuole il cielo perfettamente sereno per vedere il Sputnik, compagni. Il Sputnik non si ferma per due gocce e neanche perché ce lascio raddoppia. Lui tira dritto, compagni. Ma perché dici sempre compagni che ci siamo solo io e te? Un comunista deve avere sempre la visione delle masse. Ah, non ci avevo pensato. E... <ride> questo per dire che in questo libro ci sono veramente tanti aspetti e tanti stili che eh, Maurizio Garuti con una eh, grande sensibilità al ritmo riesce a cogliere. Ma torniamo al, mh, al nostro eh, lontano da, 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 da padre Marella. Ecco, allora ti faccio subito la domanda su come è nato questo testo, questo monologo teatrale. Buonasera, buonasera a tutti, in particolare a alcuni amici che, che ho rivisto, che non rivedevo da qualche tempo e anche a quelli non amici che magari lo potranno diventare. E come nasce questo testo? E nasce occasionalmente. L'occasione è il fatto che stavamo avvicinandoci alla beatificazione di Padre Marella. Allora qualcuno sì, sì. Eh, qualcuno ecco, molto vicino a me ehm, mi disse ma ah, perché non scrivi qualcosa su Padre Marella?". Ecco, devo dire che io ecco, eh, vengo da una cultura diversa, diciamo, eh, da una cultura eh, di matrice marxista, ecco comunista quella cultura che ehm, ha sempre visto nelle lemosina, eh, una non soluzione ecco, dei problemi sociali e quindi mh, sono uno che ha sempre guardato con rispetto a padre Marella, eh, però ecco qua anche con un certo distacco. E... Mi sono misurato con lui, misurato per modo di dire, ecco, come un pigmeo si può misurare con un gigante, perché in effetti lui resta una figura gigantesca. È una figura di religioso, come ne nascono ogni tanto, eh, che veramente è col fuoco dentro, come si dice poi nel monologo, con quel fuoco eh, che solo gli ispirati ecco, hanno. Ma non solo i religiosi, anche i rivoluzionari, anche certi rivoluzionari hanno il fuoco dentro e questa ispirazione che, eh, che li condiziona. In effetti probabilmente c'è una radice comune in entrambi, siano eh, religiosi o siano marxisti, e la radice comune è, è chiamiamola fede, ecco in senso laico, è l'ansia di cambiare le cose, l'ansia di cambiare il rapporto fra gli uomini e così via. Vabbè ecco, io ecco con tutti questi ragionamenti eh, mi sono documentato su Padre Marella, ho scoperto la sua vita, che pochissimi conoscevano, che pochissimi ancora conoscono, e ho cercato di, di insenarla in questo monologo che è a metà fra un monologo e un racconto. Si può leggere in poltrona o si può rappresentare in teatro eh, come è stato fatto eh, nei mesi scorsi. Può bastare per il momento Alessandro? Può bastare. Aggiungo soltanto una cosa che fa, a me e a noi, eh, a me che ho una certa età e ad alcuni di noi che, ho una, che hanno una certa età, queste... Eh, questo racconto su Padre Marella, questo monologo su Padre Marella da parte dell'ex eh, studente, fa molto effetto e anche eh, commuove, perché eh, noi, eh, noi vecchi, no? eh, ricordiamo mh, Padre Marella eh, sul suo scranino, eh, eh, all'angolo tra, tra via degli Orefici e via Caprerie. Eh, che chi non lo ricorda, Padre Marella in questo atteggiamento, come dire, di eh, richiesta di elemosina ma anche di eh, eh, altera mansuetudine, se così eh, si può dire, altera mansuetudine. E, vabbè, adesso sentiamo eh, per, come prosegue: il... come prosegue, perché dopo ti devo fare un'altra domanda. Sicuramente non era un professore carismatico, quello che ti apre la mente lasciandoti una traccia indelebile per tutta la vita. No, no, non era lui. Non era il docente che incanta, quello che ti squaderna il sapere come se fosse una formula matematica o che almeno ti dà questa impressione quando hai 15 anni e sei assetato di verità. Non possedeva. L'oratoria ammagliatrice che conquista i ragazzi e affascina le ragazze. No, niente di tutto questo. Durante le sue lezioni c'era sempre in classe qualche sacca di anarchia. Eh, subì perfino un'ispezione ministeriale sollecitata dal preside del Galvani. Alcune famiglie si erano lamentate per la scarsa disciplina nella sua ora. Un episodio che lo toccò dolorosamente. Di cui noi studenti ci siamo un po' vergognati per qualche libertà, diciamo pure per qualche eccesso, che ci siamo presi con quel professore in Marsina che sembrava venuto da chissà dove. C'era quello che gli faceva le boccacce alle spalle, quello che agitava le braccia con le corna, mentre lui, ignaro, si aggirava fra i banchi e ci spiegava che solo Dio ha le chiavi dell'infinito. Eppure, una traccia l'ha lasciata. La sua figura ascetica, le sue parole appassionate sui temi che gli erano più cari, l'impegno per i nostri simili, il senso della nostra esistenza in questa nicchia trascurabile dell'universo, insomma, sul che fare qui e ora, sul che fare di noi stessi alla fine. Cioè, in tutto questo noi sentivamo un maestro di vita, sincero autentico fino all'ultima molecola del suo corpo, fino all'ultima profondità della sua anima, non ti apriva la mente, ti apriva il cuore, ti obbligava ai primi esami di te stesso. Cominciavi a chiederti, ma che cosa farò io nella mia vita? Ed era una domanda che ti incuriosiva, ti attraeva, ma ti metteva anche sottilmente a disagio. Per la prima volta sentivi una responsabilità di fronte a te stesso, di fronte agli altri. Io almeno lo percepivo così il professor Marella. E per lui ho sempre sentito un'attrazione insieme a una vaga diffidenza. Lo osservavo con curiosità, direi proprio che lo spiavo per capire chi era, da dove veniva e perché mi metteva così a nudo. Viveva con la madre in un modesto appartamento qui a Bologna, in via San Mamolo 23. Aveva sui 45 anni. Eh, più della metà della sua vita era già alle spalle. Una vita senza donne. L'unica donna era sua madre. Ma perché, mi chiedevo. Cioè, non era mica un prete, eh, anche se portava quella strana palandrana. Cioè, non aveva mica fatto un voto di castità. Eh, non sentiva la pulsione verso l'altro sesso. Eh, forse. Qualche delusione l'aveva spinto a chiudere ogni esperienza con le donne. Io ero un adolescente, però sapevo già che quello era un tasto importante per capire una persona, ma erano domande che restavano senza risposta. L'unica donna che frequentava la sua casa era la donna di servizio, dato che la mamma del professore era malata. Una donna che faceva qualche ora alla settimana per rassettare la casa, immagino. Forse preparava qualcosa da mangiare, forse lavava. Oh, che cosa lavasse era un mistero, eh, perché il professor Marella aveva sempre lo stesso abito monacale, tutti i giorni della settimana, tutti i giorni dell'anno, senza differenza di stagione. Sembrava che estate o inverno fossero la stessa cosa. Non lo vidi mai con una camicia nuova, con un cappotto nuovo. In fondo sapevo ben poco di lui. Eh? Sapevo solo che aveva la casa piena di libri e che se bussava alla porta un povero all'ora di pranzo, immancabilmente veniva invitato a tavola. Erano informazioni riferite dal bidello che era stato a casa sua a portare delle comunicazioni e una volta aveva trovato un mendicante a pranzo col professore e sua madre e un'altra volta due bambini cenciosi che sembravano due trovatelli. Era una casa aperta quella del professor Marella. Sua madre per i poveri era identica a lui. Era un vizio di famiglia, se così posso dire. Poi successe un episodio illuminante come una saetta nel buio che mi fece capire meglio chi era veramente il professor Marella. Giustamente, l'episodio non l'ha raccontato. Che spingerà voi a comprare il libro. <ride> eh? Che non c'è, eh no, spingerà. spingerà in futuro. No, eh, ecco. La seconda domanda che ti voglio fare, Maurizio, è legata anche a quello che avete sentito. Cioè, questo. Alunno, questo ex alunno che era colto dopo tanti anni, no? quello che è avvenuto nel 27 e l'episodio invece di due anni prima, nel 25, quando eh, già era Galvani questo ragazzino. Eh, mh, ecco, se avete notato. Il tema fondamentale di Padre Marella di Olinto Marella del professor Olinto Marella, allora è il mettere a nudo una domanda: cosa hai fatto tu della tua vita? Cosa vorrei fare tu della tua vita? Rispetto alla quale domanda eh, mh, avete sentito che nel narratore c'è eh, da una parte attrazione, dall'altra diffidenza. Il titolo stesso del monologo è Lontano da padre Marella. Cioè, questo narratore eh, sente che è la domanda più importante, ma la domanda alla quale in qualche modo eh, è sfuggito, eh, anche quando da vecchio... Ricorda di padre Marella, lui è sfuggito a questa domanda: che cosa vuoi fare della tua vita? Cosa hai fatto della tua vita? La domanda fondamentale. Dal punto di vista filosofico, anche la domanda fondamentale. Credo che la, tutta la filosofia sia centrata in fondo sulla domanda del senso dell'esistenza. Ecco. ecco, allora. Intanto ti chiedo se questo è il tema principale. Eh. Questo è il tema. Eh, bene, e allora mh, vorrei capire meglio da te come sei riuscito a centrare questo tema raccontando la vita di padre Marella, perché avresti potuto seguire altre piste, ma questo mi sembra il tema. Eh, la persona monologante, quella che racconta questo allievo, è, una, è un personaggio immaginario. L'idea di ricorrere a un personaggio immaginario eh, per raccontare questo monologo e per raccontare Padre Marella mi è venuta leggendo alcune testimonianze. Alcune testimonianze di ex allievi, di eh, eh, ex ragazzi che avevano avuto Padre Marella come insegnante. Non solo al Galvani, ma anche in altri licei in giro, in giro per l'Italia. E, e per cui, ecco, io ho individuato che questo poteva essere una buona soluzione: ecco, immaginare un, eh, un ex studente eh, che si misura con lui. e Quella frase: che ne hai fatto della tua vita? E francamente ecco, non mi ricordo se appare in qualche testimonianza eh, non, che, i, non importa sai, non, impo non importa perché sì. fortunatamente l'autore sì. ha una libertà sì. di trarre dal non vero anche se non vero se non l'ha detta nessuno la verità questa è la grande capacità <ride> di, di chi scrive Mm. Comunque, questo mi è parso subito eh, il baricentro del racconto e del confronto che potevo insenare, insenare fra eh, l'ex allievo e padre Marella e mettere in scena due momenti di confronto. Il primo momento, quando uno è studente al liceo e l'altro è un professore di filosofia di cui non si conosce il passato laico, non si sa che è stato un prete, eccetera, eccetera. Primo incontro. Il secondo incontro avviene molti anni dopo e quindi è tempo naturale ecco, di bilanci. E per cui ecco, quella frase che il professore rivolgeva ai ragazzi, eh, cosa pensi di farne della tua vita, eh, diventa il rederazionem. Eh, il nostro narratore, l'ex giovane, eh, ha avuto una vita eh, che ha seguito ecco, l'evoluzione di tante speranze collettive e di tante delusioni collettive. E quindi eh, fare un esame di se stesso alla luce di quella domanda, tanti anni dopo, apriva una ferita ecco, nel, nel, suo, nel suo animo. Ecco, questo è la... E la, la meccanica che mi ha guidato eh, nella costruzione di questo racconto, di questi due momenti. Sì, eh, posso soltanto aggiungere dal momento che i lettori hanno la capacità, sempre i lettori hanno la capacità di eh, scoprire cose degli autori, anche le cose implicite degli autori, no? il, il lettore ha questa capacità. Eh, beh, insomma, eh, posso aggiungere che eh, il, eh, il, 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 il monologante, cioè l'ex alunno, eh, vive in qualche modo la conoscenza che ha di questo professore, di cui ha seguito alla lontana, lontano da Padre Marella, anche. Ulteriori vicende, eh, vive con una sorta di senso di colpa, nel senso che quando eh, ormai adulto lo, lo incontra di nuovo, deve fare i conti anche con il proprio fallimento, in qualche modo con il proprio fallimento: il fatto che sia stato un, eh, un redattore di un giornale di sinistra a Bologna, probabilmente l'Unità. Eh, il fatto che eh, invece al, al tempo stesso sua moglie abbia eh, fatto speculazione edilizia su dei possedimenti in campagna che aveva e lui si, è, si sia lasciato andare a, a questo ritmo del benessere in relazione al fatto che avevano dei figli che dovevano andare a imparare l'inglese a Londra, ecco, per quelle solite dinamiche familiari. Insomma. Però di fronte a, a, a questo che chiede l'elemosina a Bologna sente che eh, i conti della sua vita non tornano. Quindi c'è questo doppio movimento sempre nel monologo tra chi è stato padre Marella e chi è lui la voce monologante. Sì. E aggiungo anche, lo si è già capito, ecco, io... Volevo fare qualcosa tutt'altro rispetto alla agiografia imperante. E quando eh, si santifica qualcuno, eh, 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 succede che eh, lo, lo, lo si toglie quasi ecco, dalla vita reale, si raccontano vicende edificanti, spariscono gli spigoli della vita, eccetera, eccetera. E invece, lui ha avuto una vita veramente ricca, controversa, contraddittoria, ha subito pesantissime umiliazioni, è stato sospeso dalla Chiesa, e ha fatto delle cose incredibili, veramente da eh, antesignano, antesignano anche rispetto ad altri preti rivoluzionari tipo Don Lorenzo Milani, per dirne una ecco Anche, anche questo ecco, mi ha guidato nel, nello scrivere questo testo. Vogliamo sentire. In più eh. ci sono dei riferimenti storici sottesi eh, che sono molto validi, perché poi è, è la storia anche di un paese, il racconto della storia di, di Padre Marella, perché per esempio la sospensione di Vinis che ricevette eh, dal Vescovo di Chioggia nasceva dal fatto che lui ha organizzato, aveva organizzato i ragazzi di Pellestrina, dove lui era nato, e, mh, i ragazzi e le ragazze, e faceva, far, faceva far sport anche alle ragazze. No? In più... Una volta, lì è detto, è detto appena appena, ma è un riferimento prezioso, in più una volta ospitò in casa don Romolo Murri, e, questo prete marchigiano che poi eh, come dire, fece uscire a poco a poco dalla chiesa, eh, 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 ebbe un contrasto con più undicesimo enorme perché fece uscire la, la Chiesa, la compagnia delle opere della Chiesa dal, dal, dall'isolamento dopo l'unità d'Italia e i, i cattolici cominciarono a partecipare alla eh, vita politica, tant'è vero che, mh, che fu messo fuori dalla Chiesa nel 1909 Don Romolo Murri eh, perché era diventato deputato. No? Del, nel regno di, del Regno d'Italia. No? Poi dopo ci sarà un amico di mh, Romolo Murri, eh, Don Luigi Sturzo eh, che eh, porterà no, i cattolici alla vita politica. Per cui anche questi li è detto in una riga, non so nemmeno eh, in, in due parole, però c'è un sottofondo storico. È assolutamente. Quello è il pretesto: il fatto che avesse dato ospitalità a Romolo Muri è il pretesto che prende il vescovo di Chioggia per espellerlo. In realtà, quello che dà fastidio era quello che lui aveva costruito a Pellestrina, che è una striscia di terra della Laguna Veneta eh, abitata da, da pescatori poverissimi. E lì lui aveva creato qualcosa che traduco eh, in sinistrese una specie di casa del popolo. Lui lo, lo chiamava il recreatorio popolare, dove faceva scuola dal, dalla scuola materna fino alla scuola media. Una cosa eh, incredibile, rivoluzionaria, dove i più giovani, i più formati, i più, formati, più anziani, i ragazzi insegnavano a quelli più giovani. E, e poi c'era e... lo scandalo delle ragazze insieme ai ragazzi. Sì, eh. scuola mista, <ride> eh, sport. Eh, pensate che eh, Padre Marella non, vabbè, allora, fonda il Pellestrina Football Club. Pellestrina è una, un paese di 500 abitanti, non so quanti abitanti avesse. Ecco, nel 1911 il Bologna allora aveva due anni, doveva ancora nascere la Fiorentina, doveva ancora nascere la Roma e altri club ben più blasonati. Ecco. Pensate, ecco, quello mino bianco che noi abbiamo nella nostra memoria, che andava a chiedere le, eh, le lemosine, eh, ha un passato di questo genere che quasi nessuno conosce. Eh, sentiamo... E un altro brano... Dato che qua inizia dicendo che lui ha disagio, vuoi dire due parole sul disagio di lui? Ah, quello della, che... della, moglie, della, del, ah. della speculazione di dell Izzio. Ah, o se no è lo stesso... Se no, no, è opportuno saperlo. Questo secondo incontro è fra padre Amarella e, e il narrante, l'allievo, avviene appunto 30 anni dopo. Il, il narrante è andato quella sera al cinema a vedere un film di fantascienza, no, quello lo, lo dici tu. Ha un grosso rovello interiore, il rovello è questo, la moglie che è proprietaria di alcune case popolari a Castelmaggiore, eh, vuole vendere tutto consigliata dal, dal commercialista per fare una speculazione perché sta per cambiare la destinazione d'uso di quell'area e quindi c'è da sbaraccare eh, così queste case e di sfrattare anche eh, povera questa povera gente e può bastare e, e lui basta il resto lo leggo nel libro, eh, e lui ecco quella sera il narrante da solo va al cinema e ha dentro di sé ecco, questo, questa cosa che eh, lo rende molto inquieto. Ecco, io ero messo così quella sera che me ne andai al cinema, solo, all'imperiale, a vedere un film di fantascienza, per svagarmi, eh, per uscire da questo cerchio di pensieri che mi opprimeva permettere a tacere i sensi di colpa. Davano l'invasione degli ultracorpi, gli alieni venuti da un altro mondo sbarcavano in una tranquilla cittadina, penetrando nel corpo e nella mente degli abitanti, impadronendosi della loro volontà. Due ore di svago e di solitudine nella sala buia dell'imperiale, all'ultimo spettacolo di un giorno di febbraio. Alle 12.30 di notte si riaccesero le luci e il pubblico cominciò a sfollare. Io mi attardai a salutare qualcuno e uscii fra gli ultimi. misi il cappotto, mi arrotolai la sciarpa intorno al collo. L'atrio era gelato, soffiava un'aria polare dalle porte spalancate per il deflusso. Fuori aveva cominciato a nevicare. Lui era lì col cappello in mano, la barba bianca, accovacciato su uno sgabello di fianco all'uscita. Non potei evitarlo. I nostri sguardi si incrociarono. Mi riconobbe. Si alzò in piedi. Professore! Lui rispose chiamandomi per nome. Ci abbracciamo. Qualche parola, le parole di due che si incontrano dopo trent'anni. Intanto l'atrio si era svuotato. Il gestore del cinema spense le luci e noi uscimmo fuori, sotto il portico di via Indipendenza. Nevicava fitto. La strada era imbiancata. Le macchine in sosta erano già coperte. Ci fermammo davanti all'ingresso del cinema, mentre fiocchi di neve sfarfallavano fin sotto le arcate del portico. Non c'era più nessuno. Eravamo rimasti solo noi. Fu allora che lui, puntando i suoi occhi nei miei, mi disse: Allora, cosa ne hai fatto della tua vita? Se una mano metallica avesse affondato le sue dita nel mio addome, mi avrebbe fatto meno male. Io mi sentii straziare dentro. Non so come sia riuscito a fingere, a nascondermi. Solo un sorriso incerto lasciai trapelare. «Eh, e allora, come, cosa ne hai fatto della tua vita?» ripeté «Niente, svicolai, le cose normali di tutti i giorni, ecco, le cose che fanno tutti». «Ah, ma so che scrivi, eh, bravo, bravo». E intanto fece cenno di avviarsi da una parte. «Ma dove va, professore?» eh, vado in stazione». Aggiunse che prendeva il treno per Venezia in partenza alle tre e dieci del mattino. L'accompagno un tratto. In quel mentre pensavo a Venezia, ma che cosa va a fare? Alle 5 sarà già lì? Beh, dove va a quell'ora a Venezia? Naturalmente non osai chiederglielo. E forse intuì il mio sconcerto. E eh, domattina alle 6 mi vedo con l'ingegnere. Discutiamo il progetto di un capannone per le attività artigianali a San Lazzaro, alla città dei ragazzi. Eh, mi disse anche il nome dell'ingegnere, Tullio Campostrini, suo fedelissimo. Avezzo a farsi tirare giù dal letto alle sei del mattino, Ah, capisco, dissi, anche se non capivo le ragioni di tanta urgenza. E lui aggiunse, come se fosse la cosa più normale del mondo, E poi prendo il rapido e torno a Bologna. Alle nove devo essere al lavoro. Ah, sì, sì, feci ancora più stranito. Al lavoro. Ma che cosa deve fare, pensai? Ma dove deve correre un uomo anziano che stenta a reggersi in piedi? E lui, come se rispondesse ai miei pensieri, spiegò: e, Domattina devo passare al monte dei pegni. Ci sono dei poveretti che hanno impegnato il cappotto l'estate scorsa per raccogliere due soldi. E allora vado là, riscatto tutti i cappotti, così loro possono riprenderselo. E con questa neve ne hanno bisogno. Ah, sì, dissi. Era un pezzo che non nevicava così. Qui l'episodio viene tagliato ecco, eh, proprio non, non, per non svelarvi ecco, tutto quello che succede, ecco, che sono eh, eh, alcuni passi dopo ecco, molto importanti ecco, che seguono eh, questo colloquio e poi l'addio ecco, fra i due. Mm. E, Beh, aggiungo... potrei, a questo punto potrei annoiare il pubblico ma non lo farò. Io volevo aggiungere qualcosa. Ecco, eh, a ruota di questo monologo ne ho scritto un altro eh, su un altro personaggio importante per la nostra città, per la nostra realtà. Ecco. Quando dico città intendo la città metropolitana nel senso più vasta, vasto, eh, su Giuseppe Dossa. Eh, eh, L'editore mi ha detto, guarda Maurizio, ricorre... Il 120 anniversario, nel 21, del, eh, del, de, della nascita di Giuseppe Dossa, eh, eh, scrivi un, un testo. Su, e ho scritto eh, questo libro su, su Dossa, eh, eh, che può essere assimilato e messo accanto ecco, a, a quello di Padre Marella. In effetti sono due personaggi che hanno dedicato tutta la propria vita eh, con una intensità impareggiabile, irra irraggiungibile, con la stessa intensità. ecco. Eh, per questo vi dicevo che all'origine ci può essere un movente religioso oppure un movente sociale, un mo movente sociale o eh, filosofico. Anche eh, così, eh, la ricerca che ho fatto su Giuseppe Dossa per, per me è stata molto interessante e rivelatrice. In genere sappiamo qualcosa di Dossa dalla liberazione in poi. Ecco, lo chiamiamo il sindaco della liberazione e della ricostruzione. Ma prima Dossa ha un tratto di vita quasi sconosciuto e più interessantissimo. È un tratto di vita dove ci sono già tutte le contraddizioni del movimento comunista eh, e di tutti i nodi che poi verranno al pettine nei decenni successivi. Dossa in particolare rischia addirittura la vita eh, nel 1938 trovandosi a Mosca come membro dell'internazionale comunista. Eh, rischia la vita perché è in odore di eresia per aver osato una sommessa velatissima critica al compagno Stalin. Ecco, eh, avete ancora 5 minuti di tempo? Mm. Ehm, allora, non vi opprimerò eh, raccontandovi eh, oppure analizzando lo stile. Eh, di, 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 questa, di questo monologo che avete sentito su um, padre Marella Quindi state tranquilli che non vi opprivo. ma vorrei tornare al tema iniziale eh, è possibile tornare al tema iniziale quello del pluristilismo e così faccio anche una critica a lui il testo secondo me più bello di questo volume che mh, davvero vi affretterete a comprare no? domani mattina, e, mh, è, è due giorni e una notte nella grande guerra, il testo un testo bellissimo. No? E, mh, ecco, eh, mh, la critica che faccio all'autore è che l'ha messo tra le pagine ad alta voce teatro da leggere. Quello che sentirete non è teatro, è una narrazione in terza persona, quindi no, e, no non difenderti, sono abbastanza... No, no lo, lo contestualizzo un po', lo spiego un po'. No, 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 no ma è bellissimo, è un testo bellissimo, ma è un racconto e eh, comunque rimane Maurizio Garuti in questa capacità... Eh, pluristilistica, no? di eh, cambiare, eh, cambiare tonalità, si direbbe in musica, o cambiare stile, insomma. È eh, eh, Vero Saverio Mazzoni, ci leggi l'inizio? Ecco, ecco, dalla sua cartella, lui ha sempre sì. tutti i miei testi, Sono e un sicuramente non, non immaginava che gli avrei chiesto <ride> di leggere questo pezzo qui. Eh, comunque, è come un jukebox box. Eh, esatto. Saverio, e questo pezzo eh, qui l'ho scritto nel 15, 2015 eh, in occasione del centenario dell'entrata in guerra dell'Italia, prima guerra mondiale. E volevo parlare della prima guerra eh, senza fare la solita retorica patriottarda, militarista e così via. E ho scritto questo monologo inventandomi eh, ah. questa storia e Saverio vi legge l'incipit l'inizio ecco, ecco, di questa storia ecco, okay. ripeto eh, così eh, lo sconfesso Do dopo litigheremo. non è un monologo <ride> bellissimo ma non è un Beh, Beh, anche, verità, anche se l'ho portato in scena tante teatro, volte l'ho scritto per il teatro però per essere letto in teatro e questo testo è debuttato in teatro con eh, Ivano Marescossi. Certo no, ma ma eh, che si possa eh, leggere lo, ed è bellissimo, eh, non c'è dubbio, anche a teatro, ma eh, non è un monologo teatrale. Vabbè, non insistiamo perché dopo devo litigare con lui. Giuseppe, il giorno del colpo di pistola a Sarajevo, aveva 38 anni. Nessuno lo avvertì che stava per cambiare la storia del mondo e anche la sua storia personale. Era il 28 giugno del 1914 e per lui, contadino emiliano della bassa bolognese, era solo il tempo di mietere. Tutta la famiglia era schierata sul campo e avanzava compatta, proprio come una macchina mietitrice, un'invenzione che a quei tempi qui da noi non era ancora arrivata. Davanti gli uomini falciavano, dietro le donne e i ragazzi allacciavano i covoni. Tutti i mietitori, grandi e piccoli, maschi e femmine, progredivano in silenzio. A ogni passo il campo di grano si accorciava. Si udiva solo il fruscio delle lame che tagliavano gli steli secchi delle spighe. <tosso> 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 Era un sibilo crepitante, allegro, quasi festoso, perché come ogni anno ricominciava a girare la ruota del pane. Giuseppe era di buon umore, come lo sono di solito i contadini quando mietono, ma forse lui era anche felice. Due settimane prima era nata Nina, terza dei suoi figli, la prima femmina. Si sentiva la sua voce dalla culla grezza all'ombra di un olmo. Sua moglie ogni tanto l'andava ad ondolare lasciando per un momento il suo posto nella mietitura del grano. E poi Giuseppe era felice per il raccolto, anche se la metà sarebbe spettata al proprietario del fondo, che in quello stesso giorno di giugno noi ce lo possiamo immaginare sulla spiaggia di Riccione, anche lui con la famiglia, la moglie, un maschietto e due figlie. Tutti in quei buffi costumi di inizio novecento, in quelle pose sospese nel tempo, dove tutto, anche il mare e il cielo, era di un bianco e nero seppiato, sfuggente e comunque lontano da Sarajevo. Quasi un anno dopo, il 24 maggio 1915, Giuseppe. Era sul campo a falciare l'erba medica. Il grano tornava a imbiondire. Ancora qualche settimana e poi sarebbe ricominciata la mietitura. Intanto era maturo il foraggio per le bestie. Giuseppe con i suoi fratelli avanzava in quella prateria verde a colpi di falce. Davanti l'erba medica, ritta, profumata, fitta, e dietro un tappeto soffice di piante recise, sciami di insetti snidati dalla falce turbinavano nell'aria, le rondini guizzavano rasotella per catturarli e poi volavano alla stalla piena di nidi pigolanti. Anche per loro girava la ruota del pane. Il suono della falce non era crepitante come per il taglio del grano. Adesso era un sibilo sordo. Un tss dal tono basso, perché gli steli erano teneri e verdi, saturi di clorofilla come le vene di sangue. Pss, pss. Nessuno parlava. I falciatori tacevano, falciavano, pss, e tacevano. All'improvviso. Rintronò nell'aria il suono cupo del campanile di San Giorgio. Dan, dan, dan. Poi il campanone della torre del castello di Bentivoglio. Un suono lontano ma ancora più tetro, dai rintocchi possenti. Don, don, don. Sui campi... Tutti si fermarono, alzarono la testa. Altri rintocchi a martello echeggiavano dalla parte opposta. Adesso erano le campane di, di San Pietro in Casale. Poi cominciarono a suonare quelle di 50, quelle di Rubizzano e quelle più lontane di Galiera, di Pieve di Cento. Tutte le chiese e le chiesine sparse per la campagna. Tutti i campanili facevano sentire la loro voce. don. I rintocchi volavano nei campi della bassa con un di echi e di rimbombi che li rendeva ancora più sinistri e paurosi. Fu subito chiaro che annunciavano un grande pericolo che incombeva, ma non era una tempesta, non era un terremoto. Cos'era? La vecchia capì subito. La guerra, sì, la guerra, la guerra. Don, 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 fratelli d'Italia, bon, bon, ba 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 bon, bon, Mescolate rintocchi a martello delle campane, si udirono anche le note flebili e festose di una fanfara. Giungevano a tratti, portate dal vento. E destra, don, 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 Italia chiamò, Bon, Don, 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 Don. Don. Poi tornò il silenzio. I contadini ripresero a lavorare. Si sentiva solo la lama della falce che penetrava nel folto dell'erba medica. Ne raccoglieva una bracciata e la recideva. La guerra! Testo meraviglioso e bellissima lettura. Merita Saverio Mazzoni un applauso particolare solo per lui. Veramente un testo meraviglioso. Non è teatro. No, ma certo, <ride> ma certo. Bene. Tutti questi elementi, per esempio il suono della falce che taglia l'erba medica, la falce che taglia il, il grano, tutti questi elementi visivi, tattili, uditivi, sono teatro, devi ammetterlo, ecco. Io li ho scritti proprio queste cose qui che di solito non si rimettono in un racconto, le ho messe proprio con l'intenzione di farle udire, farle vedere, sapendo anche di avere poi un interprete di questo calibro. Eh? Eh, ringraziamo la Casa della Conoscenza di Casalecchio. Ah no, sì, se qualcuno vuol dire qualche cosa apriamo il dibattito. <ride> va bene, va bene, vi ringrazio. Ringrazio la Casa de, della Conoscenza di Casalecchio. Eh, ringraziamo chi ci ha ospitato e voi che siete presenti. Grazie anche da parte mia a tutti voi per essere venuti qui in questo pomeriggio. Ringrazio anche la Casa della Conoscenza per avermi chiamato ancora una volta e spero di tornarci. Grazie, buona serata a tutti.